Soverato, non tutto ma di tutto. Una piccola grande città calabrese offre ai suoi cittadini e ai molti ospiti la singolarità di trovare accoglienza, merci, servizi e piaceri non indegni di una metropoli, in miniatura si intende, o piuttosto in proporzione, però a Soverato si trovano a volontà tutti. Intanto la perla dello Ionio ha una singolare condizione naturale tra mare e un semicerchio di montagne che la riparano da quasi tutti i venti e le dona un clima gradevole e mite ogni giorno dell'anno e nemmeno troppo caldo d'estate. La posizione geografica nel cuore del Golfo di Squillace è al nodo stradale della 106 Ionica e della 182 delle Serre. Fa di Soverato il polo di attrazione e di fatto il capoluogo di un comprensorio di 40 comuni della costa ai 1000 metri di altezza sulle serre dell'Appennino. È dunque sede Soverato di diversi e importanti istituzioni e uffici amministrativi e militari, imposte dirette, registro, INPS, 6 banche, ufficio circondariale marittimo, la compagnia dei carabinieri, reparti di guardia di finanza, polizia stradale e vigili del fuoco. Le scuole pubbliche e private sono molto numerose. Circa 5.000 ragazzi di tutto un vasto territorio frequentano i licei classico, scientifico, linguistico e gli istituti magistrali, sociologico e linguistico e commerciale, per geometri e alberghiero, nonché le due scuole elementari e le tre medie. Si ammira l'abitato lungo il mare di origine relativamente recente, seconda metà del XIX secolo, e a differenza di altri paesi otto-novecenteschi in Calabria, nato già maturo e con una sua ordinata eleganza. La crescita urbanistica è stata negli ultimi tre decenni rapida, ma tutto sommato non troppo caotica. L'ultimo censimento conta quasi 11.000 residenti, senza dire degli stabilmente domiciliati, delle decine di migliaia di turisti stanziali d'estate e visitatori domenicali del bel lungomare ed indovinate manifestazioni come il ricco mercatino settimanale o la fiera mensile dell'antiquariato. Soverato è tra i più antichi luoghi turistici della costa ionica ed è dotata di molti e funzionali stabilimenti balneari, ristoranti, pizzerie, ritrovi, il cinema e alcuni teatri, locali da ballo, bar, alberghi e appartamenti destinati all'affittanza estiva, impianti sportivi. E non si dimentichi che con pochi chilometri di strada si possono raggiungere località di grande interesse culturale e paesaggistico. L'area archeologica di Squillacium Rocelletta, Squillace, Taverna, Villaggio Mancuso, Stilo, Serra San Bruno, Gerace, Santa Severina, Le Castella, Capo Colonna. E non fanno difetto a questa modernissima cittadina nemmeno le arti e le antichità. Tombe sicule e resti della greco-romana Poliporto si intravedono lungo il mare. La torre rinascimentale di avvistamento, detta di Galilea o di Carlo V, fa ancora la sua guardia dall'alto. E lungo il Beltrame si possono visitare i resti del borgo medioevale di Suvaratu Vecchio, cui dopo il terremoto del 1783 successe la pittoresca frazione ottocentesca di Soverato Superiore, nel duomo della quale si conservano la deposizione marmorea del Caggini, un alto rilievo del Lecce Homo, forse dello stesso autore, un crocifisso ligneo, seicentesco e degli arredi del convento agostiniano di Santa Maria della Pietà, al tempo della fondazione in agro di Soverato. Su un'altura al centro della città sorge il giardino botanico comunale Santicelli, un terrazzo a picco sul mare ricco di piante e alberi indigeni ed esotici dagli infiniti colori. L'accessibilità e la visibilità di tutto il giardino, che si estende in una superficie di circa 57.000 metri quadri, è garantita da vialetti pedonali per i quali si ammira l'armonica vita vegetale nell'ecosistema naturale. Ancora in Marina di Soverato si possono vedere alcuni edifici signorili, appartenenti alle famiglie facoltose dell'epoca. Palazzo Marincola, Casa Marincola, Casa del Duca di San Felice, Palazzo Cosentino, Palazzo Apicella, Palazzo Corapi, Palazzo Alcaro, Casa Alcaro e Palazzo Gregorace. Alcuni di questi palazzi inglobano nelle mura delle strutture risalenti ad epoca antica. Resistono anche le tradizioni, il che è segno che la civiltà a Soverato non è posticcia e prodotto di forzata acculturazione, ma ha salde radici.
i pescatori celebrano con devozione la magnifica festa della Madonna a Mare, la seconda domenica d'agosto. A Soverato Superiore si rappresenta il medioevale mistero dell'incontro, con Prunta, e si tengono ancora le due fiere di Sant'Anna e della Galilea. Gli ammodernati soveratesi non rinunciano, quando possono, alle delizie della cucina popolare calabrese. La cuzzupa, la pignolata, la sardella, neonata di pesce marinata in peperoncino, il ciceririo, pesciolini freschissimi fritti in olio piccante. La popolazione, composta in larghissima misura di laureati e diplomati, non disdegna affatto per questo, quando ne ha voglia, l'uso del simpatico ed espressivo dialetto. La città propone anche il sorprendente numero di 400 esercizi commerciali, di ogni genere, dai negozi di alimentari di qualità ai supermercati alle più raffinate boutique e gioiellerie, e tutti eleganti e accoglienti. Sorta come emporio dei commerci all'ingrosso, Soverato seppe adattarsi, esaurita questa funzione storica, alle attività al dettaglio, che sono oggi una voce sostanziale dell'economia soveratese e un'attrattiva in più per l'occasione di visitare la cittadina. Insomma, a Soverato si vive bene. E se qualche nube dovesse mai oscurare l'orizzonte, i soveratesi non se ne accorgerebbero, o farebbero finta di non accorgersene, perché si ritengono i più felici degli uomini per il sol fatto di vivere a Soverato. Non è solo generica carità del natioloco, ma in larga misura è sfrondata dalle esagerazioni provincialistiche, una considerazione obiettiva. Questa vera e propria anomalia nella diseconomia calabrese trova origine in una economia vivace e in un tessuto sociale composto in maggioranza di professionisti, impiegati e commercianti, nonché artigiani e operai specializzati e pescatori, con una scarsa incidenza di emarginazione sociale e disoccupazione. Gli effetti del benessere si notano anche nella tranquillità quasi ininterrotta di cui la cittadina da sempre gode e nell'assenza di episodi di criminalità. Con tutte queste belle virtù, Soverato è ormai meta affermata del turismo nazionale ed internazionale. Cifre alla mano, i turisti di anno in anno crescono di numero. Sono attratti dalle buone attrezzature e da un complesso di servizi che rendono il soggiorno confortevole ed elevato. E dal comfort si aggiungono le spiagge ancora limpide, il sole caldo, le stagioni miti ed una natura di struggente bellezza, che si manifesta in forme ed aspetti così intatti come raramente ormai è dato incontrare nel resto d'Europa.